Quale vuole essere l'obiettivo di questa manifestazione dal titolo Il senso di un impegno chiamato legalità? Oggi ci siamo prefissati innanzitutto di lanciare un messaggio alla cittadinanza di Aragona e soprattutto un messaggio alle giovani generazioni, perché la legalità è un qualcosa che dobbiamo vivere ogni giorno e dobbiamo farlo anche conservando la memoria, e quindi conservando la memoria di tutte quelle persone che hanno perso la vita per lasciare un messaggio. Tra questi c'è Peppino Impastato, a riprova di come l'informazione sia estremamente importante e di come sia difficile oggi riuscire a dire la verità senza incorrere in episodi pericolosi come questo, che possono portarti anche a perdere la vita. E quindi vogliamo dire alle giovani generazioni di avere sempre il coraggio di comportarsi secondo coscienza e secondo legalità. Segno tangibile di questo impegno anche l'intitolazione di una piazza d'Aragona a Peppino Impastato. Sì, l'intitolazione avviene proprio per ricordare a tutti i cittadini sia questa figura, ma sia tutte le vittime della mafia, non alle vecchie generazioni, per ricordare di lasciare un messaggio alle nuove, e alle nuove per ricordare sempre che, appunto, grazie alla memoria è possibile creare una società migliore. L'idea è del vostro progetto. Sì, innanzitutto dobbiamo dire che l'idea è un movimento che è nato circa 4 mesi fa e proprio come primo progetto ha voluto realizzare questo sulla legalità, la cui denominazione è Il senso di un impegno chiamato legalità. È un progetto che si articola in 2 giornate, la cui prima giornata si è svolta il 28 dicembre presso l'ex chiesa del Purgatorio, dove c'è stata l'intitolazione del libro, la presentazione del libro di Libero Grassi, con la presenza di Pina Mesano Grassi e Chiara Capri. E poi questa oggi è la seconda giornata conclusiva di questo progetto, che non avrà fine qua, ma si diramerà proprio nelle scuole, proprio perché il valore della legalità è un valore che va diffuso e inculcato appunto nei bambini. Ed è una giornata oggi che ha avuto inizio proprio con l'intitolazione appena avvenuta, e ora avrà inizio un corteo che si diramerà per le strade principali del paese e che si concluderà in Piazza Umberto I. Nel percorso ricorderemo alcune delle vittime della mafia, perché proprio le vittime sono tante, ricordarle è veramente impossibile. Un grazie proprio se questa giornata e questo progetto si è potuto realizzare, oltre all'amministrazione comunale, a tutti coloro i quali hanno collaborato, a Rotaract, l'Idea e tantissime altre associazioni che hanno voluto patrocinare questa iniziativa. Quale messaggio si è voluto lanciare oggi attraverso questa marcia per la legalità? Ma i messaggi e i contenuti sono tanti. E volevo intanto ricordare che l'iniziativa nasce alcuni anni fa, quando un sindaco leghista decise di togliere l'intitolazione della biblioteca comunale a Peppino Impastato. Quell'azione negativa ha suscitato in tutta Italia e in tutti i comuni una reazione diversa e contraria. E lì nacque quindi l'impegno del Comune di Aragona e dell'amministrazione di intitolare uno spazio a Peppino Impastato. Grazie quindi alla sinergia, alla collaborazione con altre associazioni, in particolar modo l'Associazione Idea, ma a tante sigle, e poi alle scuole, ai dirigenti scolastici, a tutti gli insegnanti, agli alunni e a tanti gruppi oggi presenti, viviamo questa giornata di intitolare uno spazio molto frequentato dai giovani, cioè questo spazio che si trova tra la palestra, il campo sportivo e la piscina comunale, a Peppino Impastato. Quindi è un messaggio di ricordare Peppino Impastato, ma tutti coloro che per coerenza alla propria vita e ai propri ideali hanno perso la propria esistenza e la propria vita. Farcene carico in termini di responsabilità, quindi impegno personale, di impegno civile, e vivere con impegno e con entusiasmo questa giornata. Quindi un momento di crescita e di riflessione civile che ci responsabilizza e ci impegna tutti quanti, come singoli, come gruppi e come politica. Su cosa bisogna fare leva per combattere l'illegalità, secondo lei? Ma io penso che bisogna fare leva appunto sulla memoria, quello che stiamo facendo oggi, perché in questo momento è importante sviluppare una cultura antimafiosa, la cultura della legalità. Allora,
iniziative come queste sono dei segnali importanti, ma soprattutto molto educativi per le nuove generazioni, per i giovani, perché Peppino era un ragazzo come loro, un ragazzo che ha avuto il coraggio di rompere con la cultura mafiosa. Lui ha operato una rottura che non è avvenuta solo all'interno della società, dell'ambiente dove lui viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia. Infatti la nostra era una famiglia di origine mafiosa, e io credo che oggi qui ad Aragona stiamo lasciando un segno nella storia di questo paese. E io voglio ringraziare il sindaco, gli amministratori, le scuole, gli insegnanti che oggi mi stanno regalando questa grande emozione. Suo fratello Peppino in passato ha operato la lotta proprio contro la mafia, come diceva lei, operando dall'interno, ma anche usando altri metodi non usuali, quali l'ironia. Ecco, esattamente, lui ha scoperto un'arma micidiale proprio all'interno della radio, l'ironia, cioè ha fatto arrabbiare i mafiosi mettendoli in ridicolo. Lui diceva, sosteneva, vabbè, voi siete delle persone molto ricche perché avete accumulato la vostra ricchezza con l'illegalità, mettete paura, fate leva appunto su una cultura mafiosa, però io vi dimostro nello stesso tempo che siete degli esseri ridicoli, criminali e insignificanti. Ecco, questo chiaramente li ha fatto arrabbiare, perché l'ironia a volte è micidiale. Io so che la sua lotta contro l'illegalità e il sistema mafioso continua in modo perenne, lei infatti è vicepresidente del centro Peppino Impastato. Sì, io sono molto impegnato, vado nelle scuole soprattutto, siamo presenti nel territorio col centro Impastato, con Casa Memoria, e proprio da un paio di anni a questa parte abbiamo avuto assegnata la famosa casa del boss Gaetano Badalamenti, la famosa casa dei 100 passi. Ecco, e questi sono segnali, messaggi che noi stiamo trasmettendo alle nuove generazioni. Ritengo che siano messaggi positivi. Abbiamo fatto qualcosa di concreto veramente per sviluppare la cultura della legalità. Che cosa è cambiato realmente dalla morte di Peppino Impastato, e che cosa deve ancora cambiare, cosa si può fare? Diciamo che non tutto è rimasto come prima, ci sono stati dei cambiamenti importanti, però io credo che c'è molto, molto da fare, c'è da lavorare soprattutto nelle scuole. Oggi i giovani studenti sono consapevoli che la mafia è un pericolo per tutti, che blocca un grande processo di rinnovamento. Noi dobbiamo stare sempre vicini a loro con questi messaggi positivi, perché ripeto, le cose sono cambiate rispetto a tanti anni fa, è venuto a qualcosa di positivo anche a livello legislativo, la famosa legge 109 sulla confisca dei beni, il 41 bis, la legge anti-racket. Ecco, questi sono segnali di cambiamento, così come le lotte per l'emancipazione, le lotte a favore di un'informazione libera, dico le lotte anche per diciamo i diritti delle donne, no, ma molte cose sono cambiate rispetto a 35-40 anni fa.